Grazie. E per annunciare che oggi pomeriggio il gruppo della Lega Nord ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Minniti, un'interrogazione analoga a due precedenti, la prima presentata il 30 marzo, la seconda il 19 aprile. Il tema che cos'è? L'immigrazione. E non trattasi semplicemente dei nuovi arrivi. Negli ultimi quattro giorni sono giunte sulle nostre coste 10.000 richiedenti asilo / clandestini, ma vogliamo in questa interrogazione avere lumi sulle presenze nel sistema di accoglienza, le presenze dei richiedenti asilo e dei rifugiati, coloro che rimangono nei centri di accoglienza straordinaria, nei centri di prima accoglienza, negli hotspot e negli SPRAR. I numeri non ci convincono, Presidente, non ci convince la mancanza dei numeri, la mancanza di trasparenza di questo Governo. Sottolineo che da oltre due mesi il Ministero non dà più i dati delle presenze nel sistema di accoglienza nel cruscotto giornaliero. Abbiamo dei dati sommari che sono però importanti. Alla fine del mese di dicembre nel sistema di accoglienza si registravano poco più di 176.000 presenze. Ebbene, al 18 di aprile, ultimo dato disponibile, di presenze ce n'erano poco più di 180.000, 3.000 o 4.000 unità in più. E ci domandiamo com'è possibile questo minimo incremento, tenuto conto che dall'inizio dell'anno sono quasi 70.000 le richieste di asilo pervenute dall'inizio appunto dell'anno, i ricollocamenti, quindi i numeri da sottrarre a coloro che vengono mantenuti nel sistema di accoglienza sono poco più di 2.500. Insomma, noi ci dovremmo trovare 220.000-230.000 presenze nel sistema di accoglienza e ci domandiamo dunque perché viene comunicato un numero così basso. Ci domandiamo se sono migliaia gli allontanamenti non giustificati da parte dei richiedenti asilo, oppure ci sta venendo il dubbio se una persona che magari è scappata dalla guerra o da persecuzione, una volta che ha ottenuto lo stato di rifugiato, di protezione sussidiaria, viene sbattuta fuori dal sistema di accoglienza immediatamente, non viene più tenuta per mesi come veniva fatto in precedenza. Insomma, sarebbe grave che uno che scappa da guerra, ottiene lo stato di rifugiato, viene sbattuto fuori dal sistema di accoglienza e invece nel sistema di accoglienza manteniamo decine di migliaia di richiedenti asilo che poi si riveleranno dei clandestini. Stiamo ponendo un problema molto serio, Presidente, tenuto conto che l'immigrazione fuori controllo da parte di questo Governo comporta dei costi sociali dal punto di vista anche della sicurezza e soprattutto dei costi economici. Il ministro Padoan dice che quest'anno la gestione dell'immigrazione cuba 4,7 miliardi di euro e oltre alla metà di questi vengono spesi per l'accoglienza. Quindi riconfermiamo ancora dei solleciti al ministro dell'Interno perché dia risposta a questa interrogazione. Lo prometto qui. Da ora in avanti ogni settimana interverrò sulla mancata risposta alle nostre interrogazioni e ogni due settimane depositeremo una nuova interrogazione perché venga data risposta non tanto al gruppo della Lega Nord ma ai cittadini italiani che meritano da questo governo la trasparenza che voi state facendo mancare. Grazie.